io ti avevo detto, prima di Campodosto, c'è la casa cantoniera, no? E lì era il punto di riferimento. Per il gioco vostro ci sta quello di Macione, Rinaldo. È un capolavoro veramente. Perché bisogna seguire tutto. È una cosa tremenda. Bisogna fare le balie, ci stanno gli agnellini piccoli che magari la mamma ha i capezzoli un po' grossi e non arrivano a metterli in bocca. Ci sta chi nasce pure un po' tondo. E ma non quanti lo fa. Ne nascono? Due, uno alla volta? No, perché ci sta una percentuale che fa a coppia, insomma. Ah. Sì. Almeno 30-40, apposta queste sono circa 200 pecore scarse, saranno 270 agnelli abbondanti. Se no di solito uno. Di solito uno, però tante volte che ne perisce qualcuno, rimpiazzano, capito? E quindi quando ne nascono due, uno c'è sempre uno più debole. Ma poi ma c'è pure il fatto che la mamma delle volte se ne ripiglia uno sì, uno no. Ah, non lo riconosce? E capitano delle bestie. Per quanto tempo bevono il latte dalla mamma? E questi cambiano poco. Una mesata e mezza. E poi? Via, si vendono perché questi vanno a finire a Roma. A Roma l'agnello il famoso abbaccio romano, esatto. Capito? L'agnello alla salute. Latte. Alla salute. Salute. E viva, viva. Dunque sì. E ogni pecora allatta solo i propri figli? Sì, sì. Raramente qualcuno piglia da qualcun'altra che noi nel gergo nostro cucina a battuta mia, la chiamiamo la ioccala, cioè la biocca come i pulcini se ne piglia. Quello non va bene però, perché se allatta 3-4 agnelli non si nutriscono bene. Insomma. E quando che non c'è il gatto il soggio balla, no? Mm-hmm. Invece quando che non c'è il ragno, la ragna tela. Forse questa l'avevi scritta anche? No, però me l'avevi detta. Comunque questa, se la tua breve vita ha tempo bello, sei pingue e liscio e il pelo immacolato e del branco ricerchi ogni altro agnello indi felici a saltellar nel prato, dove si ammucchiano e corrono insieme. Ignaro del destin che nel macello, specie a Pasqua, sarai sacrificato, però sei la bontà nella cucina, figlio pregiato della stirpe ovina. Questa non è che è stata improvvisata, però ritoccata bene, insomma. Io adesso ho delle curiosità. Sì, mi dica se riesco a soddisfarmi. Allora, su questa su questi endecasillabi, sì. Ottonari, eccetera, sono scritti? O soltanto orali, o li scrivete e poi ve li ricordate, oppure sì. Così all'impronta. Quelle poi... che sono rimaste a me, le ho ripescate nei registratori, magari non proprio perfette come le ho riscritte io, le ho ritoccate un po', ma se no buona parte sono improvvisate. Improvvisate in che momenti? Momenti o all'osteria a tavolino come si faceva una volta, oppure le competizioni poetiche. Ci stanno, lui lo sa, Bagugno per esempio. Mo, sì, là, quello l'avevo informato. Il 16-17 starà a Borbona, io non lo so se ci va. Ma. Però, ecco, in quelle riunioni lì,
Poi ci stanno degli elementi veramente buoni. Il coso Rinaldo ha più o meno l'età mia e ha cominciato dopo da me da ragazzo a improvvisare, però mo è più longevo in vecchiaia. Quindi... Ma quando avete iniziato e come avete iniziato? Cioè c'è una tradizione? Certamente, era piuttosto popolata quella tradizione nostra perché ce ne stavano parecchi di poeta dei vecchi e all'epoca, io lo dico sempre, abbiamo tribolato prima, durante e dopo la guerra, perché sono del 35. Mm-hmm. E allora negli anni 50, quando è cominciata la ricostruzione, non ci stava né televisione né radio, la radio anzi qualche vecchio un po' più benestante sentivano Radio Londra là, capito? E allora c'erano questi poeti estemporanei che tutti i ragazzi in questa zona, di Campo Tosto, Macioni, Poggio Cangelli, e allora andavamo a orecchia, quindi si è appreso un po' sul campo. E però, quindi voi eravate bambini? E certamente, io ho cominciato già a canticchiare così come fanno i cani che per scherzo giocano, no, per la lotta, così facevamo noi, se sfidavamo fra compagni, e da lì è cominciato a nascere. Allora ce n'era uno più bravo, l'ho detto a lui, se aveva scopparola per questo pronome, c'è un botto di mare. E da lì, quando si accorse che io, 25 anni più piccolo, avevo passione, diceva leggi, e poi circolava l'Ariosto, il Tasso, questi libri là. L'Orlando Furioso, Innamorato. E, Tasso? Come? La Gerusalemme Liberata. La Gerusalemme Liberata, ma poi pure... i poemi epici, l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, ecco, diceva lui l'altra volta che mi piace la traduzione di Annibal Caro perché la traduzione è fatta in endecasillabo, e quindi mi suonava meglio. Poi parecchi altri. Insomma. Quindi voi li leggevate e poi li avete imparati a memoria? Parecchi ne avevamo imparati a memoria, però era una forma di cultura che serve tuttora. Io leggo ancora adesso, anche se non resta quasi niente, però ma tanti libri, non solo quelli di poesia, no? Mm-hmm. Per esempio, pure la Divina Commedia, io c'avevo 300-400 terzine a memoria di Dante, no? Io mi ricordo solo il primo canto dell'Inferno che me l'hanno fatto imparare a memoria a scuola. Manco sentito, no. Mai nominato. E da lì sono appassionato a... volevo sapere il significato della parola, l'etimologia, tutto. Insomma, mi sono approfondito un po', non è che piccolissimo autodidatta, insomma, non è che grande. Ma questo a quanti anni più o meno? Ma adolescente oppure ma già, sì, io quando bambino? Che facevo sto lavoro che andavo a portare la ricotta c'avevo 16-17 anni. Quindi. Poi ecco qua si cantava per le spose, oltre che per le feste patronali e... poi gli incontri fra amici, le cene che non sono mancate, e insomma le bisbocce ne abbiamo fatte tante. E poi che altro? Allora si facevano le serenate a terzine alle ragazze. Mm-hmm. E c'era l'usanza da pagarle, da portavano l'ova, non so. Poi si faceva tutta una festa e si invitavano pure a chi avevamo cantato. Insomma. Lì sbocciavano pure degli amori, insomma. Non è che... io mi cantavo per esempio... lui Gaetano la faceva a te, la serenata te la dedica a Gaetano, insomma, capito? In questo modo, insomma, tutta a terzine con l'accompagnamento dell'organetto. E sì, noi ci divertivamo con poco. Insomma. E voi queste cose le avete scritte? No, è rimasta qualcuna, lui gliel'ho detta qualche terzina che... quindi improvvisato? Improvvisato, per esempio qui nella zona si parlava della natura, no? E qui abbiamo oltre i mirtilli, ci sta la rosa canina, c'è il ginepro e quindi c'è qualche terzina pure della mia sulla rosa canina, per esempio. Ecco, a lui gli disse che c'era un giubbetto da cacciatore, proprio qui dove stanno le macchine. Venne a trovare certi amici. E mi dissero, dice, ma che sei cacciatore? Dico, qua è parco, non si caccia. E allora uno di quelli dice, ma fagli la terzina
a questo giacchetto, allora quasi a dialetto, disse invece delle guaglie con gli libri, ci metta il giornale con gli libri, il legge, a mondo si fa già sì in ebri. E allora c'è la terzina della Rosa Carina, te l'ho data a te, veda. Me l'hai letta? Aspetta, eh. Questo è il dialetto di Campotosto, sì, proprio. Quella terzina lì, sì, più o meno. È un po' diverso. Un po' simile all'aquilano. E che la questione adesso si comincia pure un po' a modificare, perché no? Sono molti romani. Dal teramano è proprio diverso. Lì, se la lingua vostra giù, difficilmente si capisce. Sì. La nostra? Siete Teramo. Sì. E quella originale non si capisce quasi. Quella a me sembra qui, facile, ma quella qua ha cominciato qua dove stanno le trattorie lì. Quelli parlano come voi altri, da lì in quelli qua di no. Montorio non si capiscono, che stanno un po' più vicini. Il Teramo è più facile per me, però beh, io vabbè, ci sono nata. Io non lo so, ma noi vi dicevamo questo di Limarrio. Che vuol dire? Limarri. Ma Limarri, non so se è per il mare. No, io so che per esempio ci chiamano così pure i regnini, quelli di Rocca Santa Maria. E i marri vuol dire cafoni. Ah, quindi il marrano praticamente. Sì. Se lo vengo a sapere, brutto forse marrano, ritorno pure dall'agro romano, come che dicevi, stavo con certe battute. Lo sa, facevano pure le satire, capito? Certe battute. Quindi ginebri vuol dire ginepri. Ginepre. Poi ecco c'è quella della Rosa Canina, com'è? La Rosa Canina è... mangiate i frutti di Rosa Canina, che gli acciacchi, lenisce o li risana, e dei nostri cespugli la regina. Poi c'è quindi tante cose anche sulle piante. Sì, sì, sì. Poi gli animali. Poi questa del ginepre, mastica di ginepre qualche bacca, ginepro qualche bacca, che ti profumerà tutta la bocca, vedrai che la ritrosi non ti attacca. poi ce n'è sta altra. La telaragna, me la rileciti? Com'è? La telaragna. Quella del ragno? Sì. Ce l'hai quella, no? L'ottava del... Eh sì, me la rileciti. Ah. Saggio maestro della tessitura, il buon lavoro sempre t'accompagna. Lungo le crepe delle vecchie mura intessi il giorno la tua tela ragna. O nell'affumicata intravatura o fra gli sterpi in mezzo alla campagna, però lavori in maniera un po' losca, tessi lo trabocchetto per la mosca. Questa fu una gara poetica. All'epoca si faceva proprio la gara poetica e il tema sul ragno. Questa, ah, tutto sul ragno. Questa è quasi completa. Ma voi per le gare però vi preparavate? No. Lì ti mettevano sul palco. Quindi l'argomento davano il tema, ve lo davano... Era la poesia improvvisata, quindi dovevi... Lì però eravamo talmente allenati che... Quando che successe questa del ragno, aveva piovuto e ci misero dentro un teatro. Poi spiobbe e ce ne misero fuori. Sotto al tetto calavano ancora le gocce, noi a dialetto le chiamavamo la lenzana, cioè il gocciolamento. C'era un cugino mio che diceva che il ragno si mangiava la mosca, no? Io, ma serbavo per medico, ti arriva sparato perché se non mi facevi rubare, capito? Infatti nessuno lo capì però, tutti andavano sulla trama della poesia, sta roba là, invece... Io l'avevo letto da qualche parte che si mangiava la mosca e allora apposta volevo fare sta zitta in mosca, mio parente lì. E su altri animali, tipo sui lupi, non so se... C'è quella del lupo, furtivo va, lo scannatore vorace, a notte oscura dalla fame spinto, dove il gregge si riposa in pace e cerca e s'appressa al lume le recinto. Si lancia a denta ostile e pertinace, guidato da quel suo malvagio istinto, e con gli aguzzi, micidiali denti, per la strage fatico i poveri armenti. Poi c'è la metafora fra l'uomo e il lupo, no? Il lupo, ben si sa per sua natura, alla pecora sempre fa violenza, perché in tal modo il cibo si procura, quindi è la lotta alla sopravvivenza. Mentre l'uomo, l'umana creatura, il gran ragionatore per eccellenza, spesse volte diventa un lupo fello, poiché lo succhia il sangue del fratello. Questa è proprio dantesca, questa proprio si sente. Beh, mo, Dante io non lo so, pare che dei lupi non ne parla, comunque... No, c'è la lupa, Dante parla della lupa.
che ecco, famelica. Quasi al comangiale dell'erta, una lonza leggera e presta ed una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza e molte genti fece già per grame. Ma questa simboleggia l'avarizia o qualche cosa del genere. O l'egoismo temporaneo dei papi, qualche cosa del genere. E comunque, se andiamo a ripescare la memoria, qualche cosetta c'è. Ti dissi che dovevo fare una piccola raccolta, io no? Sì. Con il professor Marcello. L'altra notte mi hanno invitato pure a me, che Rinaldo e Marcello hanno cantato a meraviglia. 2 o 3 ore, ma lì era da fare una ripresa. 2 o 3 ore di seguito? Di seguito. Ma temi pure profondi, non è che le stupidaggini cuci come dico io. Quindi anche per poesie su sentimenti o... Ma magari senza argomento, no? Sì. Un trattamento volontario, no? E quell'altro te ripiglia, insomma una giostra continua, e un labirinto intricato alla ricerca dentro che è complicatissimo, insomma. Però ecco, uno deve essere appassionato a queste cose, se no... E ci sono dei ragazzi anche che lo fanno? I ragazzi stanno nella zona di Bagugno, là ci stanno, lì dici che è stata fatta pure una scuola per improvvisatori, però succede che magari ce ne vanno 15-20 e ne salta fuori 1, 2, 3. C'è anche un talento? Certamente, è qualche cosa di naturale, perché sta un po' di DNA, si assicuro, perché io vedo che Pietro De Agutis c'è il figlio che canta come lui. Secondo qua i parenti miei, da ragazzo, lo dissi pure a lui che noi altri periti ci piaceva da bere, quindi quando uno beve canta, no? Però mi dicevano che io ho ripreso da un parente nostro, un certo Deli, dalla parte di mamma, e il nome mio era di un fratello di mia madre che sono i famosi ragazzi dei 17enni della prima guerra mondiale. Si chiamava come me. E quando andava a portare le dame con l'asino a pelo, allora si faceva con un sacco lungo, a cavallo ritornava e scriveva poesie. Si chiamava come me e quindi mi hanno rilevato, come dicevamo noi. E quindi si chiama Berardino, però Deli di cognome. Deli. Da parte di... Di parte di mia madre. Fate la pesca se c'è qualche cosa nel DNA. Forse sì. Quindi, acido desossiribonucleico, te faccio ride. Una volta stavo all'ospedale e allora mi dicevano infermiere, no? Saputello, e dice questo deriva dal DNA, dalla cosa, dico noi con questo DNA, quando andiamo a pasce le pecore, ci facciamo gli scioglilingue, cioè lui gli disse l'acido desossiribonucleico. Lui rimase perché dice questo che ne sa, insomma. Siccome che io da ragazzo era abbonato a selezione medica, quindi molti termini medici, insomma un po' di medichese l'ho praticato. E allora c'è, questa è una primizia per voi. È morto 2 anni fa mio cugino Pasquale con un aneurisma della aorta addominale. Io ho cercato di ricostruire perché solo l'aorta è fatta la più grossa arteria, no? Allora dopo la metterò, se scriverò quel libricino bonsai che avevo detto a lui, e aspetta, la capoccia dell'anziano così fa. Sulla aorta è sulla aorta. Attenti all'aneurisma, virgola, che l'aorta del corpo umano è un grosso collettore e che al flusso sanguigno apre la porta con la spinta sistolica del cuore. E la sua morfologia, questo comporta, che a tutto il corpo dà vita e vigore, è grave certo se l'aorta langue è l'autostrada delle vie del sangue. Questa è una primizia per voi. Quindi questa è no. Ho scritto i soliti pizzini lì che la devo dare a Marcello. Questo libro quindi poi come si dovete stamparlo? Eh sì, mo qui te la mette nel computer, professore. Sì. Poi troviamo qualche di dove, perché ce ne stanno appassionati, sta professor Palombini, sta proprio in Umbria.
credo che faccia parte della cultura lì alla regione, quindi la scorciatoia per paga poco, insomma, perché io non è che me li metto a bene, se ne faccio 40-50 proprio per gli amici, perché alcuni colleghi pure un po' più meno validi e avevano scritto pure delle stupidaggini, però apposta gli disse la terzina famosa che io certe volte parlo con la gente e per qualche scrittore scarso e pedante ringrazia me che non ho scritto niente. Te l'avevo data questa, no? No. Questa no. Mi piace molto, io sono di quest'idea. Sì, sì. E allora poi ce ne stanno tante altre. In generale, quella delle piante nostre, dei cespugli, gustate i frutti dei nostri cespugli, perché se fai tu questo non ti sbagli, perché sono esenti da malsani indrugli. E da lì la rosa canina, eccetera, eccetera. Se fate il libro le riunite per tema? Quelle se mettono le terzine, perché queste sono sfalsate, come sono capitate, che mi sono ricordate, le ho scritte, le mettiamo così. Ah, così, quindi senza sì, perché tanto ogni terzina ha un significato diverso, capito? Perché tanti magari facevano dei ragionamenti, e so, su un argomento qua, là, invece no, a me quello che mi sono venute, proprio, ecco, per esempio, il cane fedeltà, intelligenza, il tuo coraggio ti distinguono fra gli altri animali. E quanto opere tu fai di salvataggio salvando l'uomo da rischi mortali, ed in terreno inospite e selvaggio dimostri quanto per la caccia vali, meriteresti viver più con agio, ma l'uom sovente ti manda randaggio. Questa è una bella beccata per quelli che abbandonano gli animali. E sulle pecore, quella dell'agnello, prima... Sì. No, della pecora non c'è niente. Mannaggia. Come mai? No, perché pecora... forse sarà come mio cugino Paolino, non gli piaceva l'agnello perché aveva odiato la mamma. Chi lo sa perché? Comunque sta nominata lì col lupo, no? Sì. Però come vittima soltanto. Certamente. Della pecora mi pare che non c'è niente. Comunque, da ragazzi. Comunque ognuno di voi, cioè voi tra di voi riconoscete i vari stili. Cioè Berardino ha questo stile così, un altro. Beh, magari ecco, a me mi dicono che sono più portato per l'ironia. Mm-hmm. Ci sono quelli più tragici, più drammatici. Rinaldo è un serioso. Sì, ci stanno. Poi prima da ragazzo e dopo. Io mi alternavo all'ironia e pure alle cose serie, insomma. Dopo non lo so perché. Ma poi l'ironia prende sempre da... Sì, sicuramente, però dopo non resisto più a mettermi a cantare tutta la notte lì, magari qualche battuta qua e là. E perché c'era una terzina che diceva... Aspetta, alla fine dell'ottava dicevo, sì, io non ho la passione venatoria, quindi, ma solo sono cacciatori diversi. E se qualcuno mi capita a tiro, sparo con una bonaria presa in giro. Eccola lì, questa era la fine dell'ottava. E l'ispirazione arriva... È lì per lì, però ecco, si deve creare un certo ambiente, la gente che ti ascolta, insomma, capito, si deve creare l'atmosfera praticamente. E magari non è sempre il giorno giusto. No, no, infatti perché alla fine di un'altra ottava, dicevo io, se trovi le serate negative, dentro a sacco ritorni con le pive. Infatti... E quindi non è sempre uguale. Sì. Ma linguistici? Sì, io insegno lingue, però anche quando fanno italiano e fanno i poeti italiani non hanno, si annoiano tanto. Invece i ragazzi che partecipano magari a queste serate perché vengono con i genitori, non lo so. Ma che qui gli entra di qua e esce da là. Quindi non sono... Ma perché? E poi ce l'ho in famiglia, due ragazzi, no? Pure mio figlio, quello che è venuto qui. Gli avevo messo là lo scaffale pieno di libri, dentro alla stanzetta. Poi gli recitavo le poesie, così, pure mo, con i nipoti, si mettono a ridere, pare che apprezzano, però niente. Io di fronte a loro, con la cultura mia, sono un professore, te lo dico io.
Allora è un problema proprio. Per carità. Perché io ho pensato forse con la recitazione, col ritmo, sono più. Gli piace, te senti però resta lì. Questi non leggono, stanno sempre con quelle cavole di cuffiette sulle orecchie. No. Secondo me lì è una deviazione. Però ascoltare gli piace. Sì. Ma specialmente là, a questi paesi di Bagugno, Borbona, ci sono molti giovani. Che vengono a sentire. Sì. Per esempio, ci stava un ragazzo l'altro giorno alla Matrice, mi vede con l'occhio nero, no? È un classico, dice, è stata la moglie, no? Però io nego. Allora ha raccontato a... ci ho incontrato Berardino Perilli alla Matrice con un occhio nero. Oh. Allora mi telefona Pietro, dice, ma che ti è successo Berardino? Dico niente, sto a scrivere un romanzo. L'ho intitolato il pugno con l'occhio, nell'occhio, ma no. Siamo fatta una risata fra noi così. E che poi più che mai il pugno è che ti riceve il pugno nello stomaco quando uno no. Non lo so, pure l'occhio nero, io non lo so. Però ci avevamo giocato parecchio con quest'occhio pure l'altra sera. Quindi proprio così, sul momento tirate fuori. Sì. E mi diceva Rinaldo, sono sincero, ma te faccio pure quell'altro d'occhio nero, mi dice. Bene. E così io. Le pecore dove sono andate? Le hanno portate via. Mi ricordo se l'ho letta. Diceva. Io mi ricordo quella del maiale, cioè non la saprei ridire, però dell'asino. Una mattina un povero somaro nel vede un porco amico a Narmacello, buttò in un pianto e disse addio fratello, non ci vediamo più, non c'è riparo. Bisogna essere filosofo, bisogna, rispose il porco. Via, non va lo scemo, che forse un giorno ci ritroveremo in qualche mortadella del Bologna. Questa la volevo. Sì. Poi ecco, quella te volevo dire, quella te cosa, del Giusti, la guigliottina a vapore. Hanno fatto nella china, a Cina, una macchina a vapore per mandare la guigliottina. Questa macchina in 3 ore fa la testa a 100.000 messi in piedi. La bontà dello strumento ha fruttato una pensione a quel boia di talento col brevetto di invenzione. E l'hanno fatto mandarino di Pechino, però è lunga, voglio dire. La ghigliottina? A vapore. A vapore. Poi portava una cinepresa come questa durante la processione qua, la patrona è Santa Maria Apparente, no? E allora stava fa finta a fare le riprese, non c'era la pellicola dentro. Era roba da male. Ci stava un giacchettone di quello e qui ci si assomigliava questo. Allora dopo qualche anno è ritornato, si chiama Santareglio, uno molto arguto, scherzoso, forse peggio di me, e ci lo ricordate quel film di Totò con quell'americano con la giacchetta di Ciglio, era tagliolino. Scarsa la carriera, il nome mio non voglio pronunciare, per cui canto in incognito, stasera io più di questo non vi posso fare. Tanto penso nessuno si dispera se il mio nome non sente nominare, se qualcuno mi conosce, al suo vicino, non dica egli è per il Berardino. Questa è quella scherzosa, o quella seria è un facsimile. Con deferenza a voi signor Minghino e la mia identità faccio palese. Mi chiamo per il Berardino, Campo d'Osto, d'Abruzzo, è il mio paese. Forse per un bel gioco del destino la fiamma del poetare in me si accese. Non importa se scalda molto o poco, ma l'essenziale che non si spegne il fuoco. Mi piace questo. Beh, sono belle queste di presentazione. Questo ecco, io me ne ero scordato proprio, l'ho ritrovato. Sono come i pizzini di Provenzano, capito? E allora mo le do a Marcello e poi mettiamo tutto in fila. Finiscete di scrivere quello del numero. Rinaldo.